Ebbene sì, cari amici e cari amiche di Total Photoshop, questo è il tormentone iniziale di ogni tutorial del Max. Ben ritrovati all'appuntamento con Adobe Fireworks CS5. Come preannunciato dalla nostra newsletter settimanale, alla quale tutti voi siete sicuramente iscritti, vero? Perché se volete avere una panoramica e sapere quali sono le novità della settimana, tutte le cose cicce che accadono su Total Photoshop, dovete assolutamente registrarvi la newsletter gratuita. Bene, come dicevo, come annunciato dalla newsletter, quest'oggi vediamo come creare un banner animato con Fireworks CS5. E già mi vedo lì il buon Tanaka che scalpita. Cosa c'è, Tanaka? Dimmi un po' tu, che cosa succede? Che cos'è che ti fa scalpitare? Sì Max, no, ma volevo solo dire questa cosa che, come sai, i banner animati si possono fare anche in Flash piuttosto che in Photoshop. Sì, bravo Tanaka, certo che si possono fare in Flash piuttosto che in Fireworks, e volendo anche in Illustrator, e volendo anche in Flash Catalyst, e volendo anche in migliaia di altri modi. Il punto è che, come abbiamo già detto all'inizio di questo percorso strutturato per Fireworks, questo software della Creative Suite, sebbene poco reclamizzato dalla buona Adobe, in realtà torna ad essere uno strumento molto molto versatile e utile per leggerezza e completezza di funzioni, soprattutto in quei casi in cui abbiamo bisogno di realizzare dei compendi grafici, degli inserti grafici per il web in maniera veloce, leggera e, torno a sottolineare con parole diverse, senza perdere troppo tempo. E senza perdere troppo tempo, vediamo dalla schermata di benvenuto di Fireworks che sotto la voce crea nuovo c'è un simpatico collegamento, ossia da modello. Modello non inteso di quello che fa la sfilata, dico per le signorine che già si aspettano bello maccione muscoloso. Clicchiamo su questa voce e andiamo a sceglierci nella cartellina dei templates Document Presets, cioè ossia i preset di documenti che possiamo utilizzare. Ne abbiamo tutta una serie e scegliamo, guarda caso, l'ultimo, che si chiama Web Banners .png. Dall'anteprima già intuiamo qualcosa. Clicchiamo su apri e vediamo, facciamo CTRL 1 o COMMAND 1 se lavorate su Mac per portare alle dimensioni assolutamente 1 a 1. Vediamo che vengono riportati dei rettangoloni che illustrano i nomi e le misure standard dei banner web. Standard rispetto a chi? Qua ci sarebbe un discorso molto più approfondito da fare. Vi basti pensare per il momento che le misure dei banner sono stabilite dal cosiddetto YAB Forum, che è quell'organismo che si occupa di dettare appunto gli standard per il web marketing e tutto l'indotto che ci gira intorno. Abbiamo il 728x90, che è un classico banner orizzontale bello cicciotto che si chiama leaderboard. Poi abbiamo il wide skyscraper, che è l'equivalente del banner orizzontale un po' più grande, un po' più largo, pensato in verticale, 160x600 pixel. Il classico 300x250 che è il rettangolo medio, e 180x250 che è il rettangolo piscinino, che ci consente di fare delle simpatiche e belle inserzioni pubblicitarie non troppo invasive. Oggi però ci orientiamo sul leaderboard, cioè il 728x90, che selezioniamo con lo strumento frecciolina nera. Facciamo un bel CTRL C o COMMAND C se lavorate su Mac, e con la classica scorciatoia della tastiera CTRL N o COMMAND N creiamo un nuovo documento che, guarda caso, avrà già preso e impostate le misure dell'elemento grafico che abbiamo appena memorizzato nella nostra clipboard, ossia nella memoria temporanea degli appunti del computer. Le dimensioni quindi rimangono invariate, 728x90.
La risoluzione è perfetta, 72 pixel su pollice per internet. In questo caso non ci preoccupiamo del colore dell'area di lavoro, lo lasciamo bianco, poi sarete voi a fare cose più creative. Diamo un bel ok. Benissimo, diciamo che il nostro banner conterrà un semplicissimo testo, quindi un richiamo pubblicitario che poi andrà linkato, magari con Dreamweaver si può fare direttamente in Fireworks il file completo in HTML, poi da esportare eccetera eccetera, però lo vediamo più avanti. Per il momento ci limitiamo alla procedura base. Quindi il nostro payoff pubblicitario sarà solo per oggi, a partire da domani. Ok, qualcuno di voi questa roba demenziale l'avrà già vista girare su internet, quindi in realtà non sono io che sono totalmente demente, ma è che proprio girano cose demenziali. Gli diamo la giusta tina in termini di spaziatura del testo, il colore ci sta bene così, abbiamo scelto un font molto classico, niente di impegnativo, particolarmente creativo, e per i banner è anche una buona idea, perché ci interessa che il messaggio arrivi chiaramente, che non ci siano sforzi e che il banner attiri in maniera equilibrata l'attenzione, senza poi però creare l'effetto Luna Park, che insomma può essere veramente fastidioso. Adesso io non mi preoccupo troppo della centratura, mi preoccupo più che altro del contenuto e della meccanica della funzionalità. Adesso vogliamo fare in modo che questo messaggio scompaia e che lasci posto ad un altro messaggio che completi il nostro la nostra inserzione pubblicitaria, il nostro advertising per il web. Per fare questo dobbiamo aggiungere uno stato. Che cos'è uno stato? Non è una nazione, bensì un vero e proprio fotogramma al nostro documento. È come se stessimo riproducendo, creando un piccolo filmato fatto da X fotogrammi che corrispondono ai passaggi che il nostro banner deve contenere per esprimere tutta la sua funzionalità comunicativa. Gli stati li troviamo in un pannello che si chiama appunto stati, che se non vedete in maniera automatica dovete andarvi a cercare sotto il menu finestra, scegliendo appunto la voce stati o con la scorciatoia da tastiera maiuscolo F2, che è sempre più meglio assai. In genere si trova di fianco al pannello livelli, perché stati e livelli sono assolutamente parenti stretti, strettissimi, di primo sangue. Uno stato contiene essenzialmente un numero che corrisponde appunto al numero dello stato, perché possiamo avere più stati, quindi più fotogrammi, diciamola così, il nome dello stato, che quindi possiamo doppio cliccarci sopra e possiamo rinominarlo, quindi messaggio iniziale. Questa è un'idea, ma poteva essere anche lo stesso testo solo per oggi a partire da domani. E poi un numerino, in questo caso è 7. Vedremo poi come interpretarlo e a che cosa ci serve. Ora dobbiamo appunto aggiungere però un nuovo fotogramma, quindi in realtà un nuovo stato. Abbiamo due possibilità per aggiungere uno stato. Uno è quello di cliccare sull'iconcina classica, che per noi significa sempre un po' sinonimo di nuovo livello, nuovo qualcosa. Oppure, ancora più in maniera più comoda, facciamo un bel tasto destro sul primo stato e possiamo scegliere aggiungi stati, duplica stato o elimina stato. Noi scegliamo la voce di mezzo, duplica stato. Perché? Perché in realtà vogliamo che il messaggio successivo, del fotogramma successivo, sia posizionato esattamente nella posizione in cui troviamo il primo. Quindi clicchiamo su duplica stato e ci chiede quanti stati vogliamo aggiungere. Noi ne vogliamo aggiungere solo uno, fratello, non siamo esosi oggi. E scusate, l'età avanza, quindi un po' di raucedine è giustificata. Inserisci nuovi fotogrammi dove? Però all'inizio, prima dello stato corrente, dopo lo stato corrente o alla fine. In questo caso
Alla fine o dopo lo stato corrente per noi è equivalente, quindi diamo un bel clic su dopo lo stato corrente e clicchiamo su ok. Abbiamo nuovamente un messaggio, uno stato che si chiama messaggio iniziale perché l'abbiamo duplicato. Ora il secondo fotogramma o secondo stato lo chiamiamo fine. Una fantasia veramente incredibile oggi. E però qualcuno potrebbe dirmi, beh sì, ma come faccio a distinguerlo il primo dal secondo? È un po' come cliccare sui livelli. Abbiamo in Photoshop, abbiamo lo stato che si chiama fine, quindi il secondo stato, preleviamo lo strumento testo e andiamo a selezionarci il contenuto del nostro appunto testo. Tutti, visto che c'erano che avanzava, gli articoli a un, anzi mettiamolo in numero, a un euro. Ok, benissimo, quindi clicchiamo sul primo stato e vediamo che compare la dicitura solo per oggi a partire da domani. Clicchiamo sul secondo stato e vediamo che compare la dicitura tutti gli articoli a un euro. Benissimo. A questo punto potremmo fare tranquillamente un'anteprima del nostro documento, quindi clicchiamo su anteprima e vedete che qua in basso sono riportate una serie di informazioni. Questo piccolo player che ci serve per passare o far eseguire i vari stati fotogrammi, le dimensioni del nostro documento e il livello di visualizzazione, quindi di zoom. Clicchiamo sul pulsantino classico del play e vediamo che otteniamo questa roba terrificante che è assolutamente illeggibile, dà luogo al famoso effetto Luna Park. Benissimo. Come vi dicevo, possiamo scorrere con le freccine del player da uno stato all'altro, quindi da un fotogramma all'altro, ma abbiamo capito che visualizzando l'anteprima è tutto un cicinin troppo veloce, come si dice dalle nostre parti. Ed ecco che entra in campo questo numero 7. Che cos'è questo numero 7? Se ci clicchiamo sopra scopriamo che questo corrisponde all'intervallo, cioè al ritardo di stato lo chiama Adobe, e in realtà è l'intervallo di visualizzazione tra uno stato e l'altro, tra un fotogramma e l'altro, espresso in centesimi di secondo. Quindi se noi vogliamo far durare la visualizzazione del nostro stato alias fotogramma almeno un secondo, inseriremo 100 centesimi. Idem sul secondo stato, quindi 100 centesimi. Facciamo di nuovo un'anteprima, ci posizioniamo sul primo stato, diamo un play e vediamo che la visualizzazione è decisamente migliorata. Potremmo renderla ancora più comoda questa cosa, sì, è vero. Tenete conto che se basiamo il nostro criterio di lettura su un fattore personale, su un fattore puramente razionale, comunque questa visualizzazione è troppo veloce. Tenete conto che questa è una chicuzza che vi butto lì: il nostro cervello mentre legge verbalizza, perché abbiamo imparato a leggere così, funziona così il nostro sistema di lettura. In realtà la verbalizzazione è un processo inutile, cioè che cos'è la verbalizzazione? È quell'atto di leggere mentalmente e intanto la nostra voce ripete quello che sta leggendo. La verbalizzazione, dicevo, è un passaggio inutile. In realtà il nostro cervello registra e legge anche senza verbalizzare. Quindi il fatto che la velocità di lettura non corrisponda al canone razionale può anche starci, ok? Perché tanto il messaggio viene registrato comunque. L'ultimo passaggio per la realizzazione del nostro banner consiste nell'esportazione. Esportazione che effettuiamo dal pannello Ottimizza. Dobbiamo solo scegliere il formato di esportazione. La domanda è: avete mai visto una JPEG animata? La risposta è ovviamente no. Avete visto delle animazioni fatte con delle JPEG?
Questo è tutt'altro ambito, tutt'altro discorso. Il banner tendenzialmente lo facciamo scegliendo il formato GIF animata. GIF animata che dovrà essere configurata nel caso di una grafica un po' più complessa, per cui andranno poi scelti tutta una serie di parametri per la valorizzazione e la rappresentazione cromatica degli elementi che ci sono dentro, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo anche scegliere un formato di preset di colori. Io per il momento mi baso sulla configurazione standard a 128 colori, tanto in realtà di colori qua dentro ce ne sono solo due, cioè blu aeronautica che abbiamo scelto inizialmente, andiamo sullo stato anteprima e tutte le sue sfumature di mezzo. Benissimo, fatto questo non dobbiamo fare altro che andare sul menu file, scegliere la voce export o utilizzare la scorciatoia della tastiera Ctrl Shift R o Command Shift R se lavorate su Mac, e andare a salvare il nostro banneruzzo animato nella posizione che più ci interessa sul nostro computer, magari nella cartella delle immagini o dei banner del nostro sito web. Come si fa poi a fare il collegamento tra il banner e la pagina o l'indirizzo che contiene, insomma, l'oggetto, il target dell'advertising che abbiamo progettato? Beh, questa è una cosa un po' più attinente a Dreamweaver. Come dicevo, in realtà è possibile sviluppare direttamente in Fireworks il documento completo in HTML che genera l'advertising, però questo magari ce lo spupazziamo una delle prossime volte. Che dire, ragazzi, il banner in formato YAB standard per il momento passa a voi. Max, come al solito, vi augura pensieri positivi e ci vediamo al prossimo tutorial.